Dammi la 2, dammi la 2, dammi la No, 2. allora ricordiamo che il ritardo è causato da due fattori. Uno, il fatto che ogni tanto qua dentro abbiamo a pranzo dei problemi di banda, non si capisce perché. E due, perché Jacopo lì dietro dice andiamo? Sì. Dopo E poi 5 che minuti ci accorgiamo che sta sta smanchinando, che sta chattando. chattando sul Mi si cellulare. vede meglio così? No, così ti si vede peggio. Non è che devi spostare la telecamera per inquadrare più te, eh? Cioè, non è che funziona in quel modo, Però eh? io sono il protagonista. No, ma. Allora, facciamo bilancio. Benvenuti a questa nuova puntata di Alien Isolation, totalmente inaspettata, perché Totalmente non seppure voluta. Cioè, avete dimostrato che non volete che esatto, facciamo perché non è Alien. stato raggiunto l'obiettivo dei 6.000 visualizzazioni su YouTube entro il 31 dicembre, ma Bravissimo. siccome siamo delle puttane, siamo qui Esatto. un'altra Siccome volta. non abbiamo niente di meglio da Esatto, fare, perché secondo queste è un momento condizioni. abbastanza scarico questo inizio d'anno, quindi possiamo fare un'altra puntata. Allora, dove eravamo De arrivati? no, devo No. dire una cosa, a Dimmi una parte questa cosa. a queste Mi ha c'è detto che a Vignola ti hanno riconosciuto tutti? A suo Natale, ti fermavano per strada? Ma tu assolutamente. sei Alessio quello di. Stavano attenti alla bavacida. Esatto. Volevo dire che, a parte che non si capisce questa puntata numero 3 che cazzo abbia di speciale, per cui Ma è non è la puntata. No. Ah, il quella. picco di visualizzazioni, ha passato le Ma non è quella 7.000, in cui ti sei è record, spogliato? Mi sa che è quella. quella con cui ballavo con la panza, Mi sa mi ero che. disegnato una faccia Mi sulla sa che è panza. quella. E poi? E oltretutto abbiamo scoperto che quando tu ti sposi e te ne vai in viaggio di nozze, C'è un potenziamento esatto, stavamo incredibile. pensando di ripetere l'esperienza ogni paio Allora, in di mesi. realtà facciamo questo. Io ho già chiesto il divorzio per Esatto, potermi risposare. risposare, riandare in viaggio di nozze e Esatto. rifacciamo 7, 8, Tutto 10.000. all'infinito. Mi Bravissimo. piace, mi Faremo in piace. questo modo. Dopodiché, allora, ricordiamoci. Non ho la più pallida idea come Eravamo scelta, alla ma è tutto missione. uguale sto No, no, questa era quella gioco. che tu avevamo fatto quel pezzo che tu giocavi e poi eri crepato in un modo che non aveva No, perché senso. devo dire la verità, lo hanno Avevi fatto una riconosciuto. cappellata davanti al Sì, vetro. ma il fatto è che mi ero rotto il cazzo, perché No, dopo che non un'ora sei e mezza mi capace. rompo il cazzo. In verità lui dice si rompe il cazzo tutte le cose per cui non è capace. Anche a Esatto, fare sesso dice. la volpe nuva, non mi piace il Mi rompo il sesso. cazzo del coso. A fare sesso lo dice sempre, ma non è un caso, ecco questo diciamo. Comunque. Dicono che si vede finalmente. La 6 ha quasi 7.000 visualizzazioni, è vero, e la 3 le ha già passate, quindi insomma sarebbe bello avere un minimo di Ho finito, progressione, però. sono talmente pieno di Perché razzi. sono pieni di latte e di sperma i robot? Di latte di sperma? Che cosa? Spiegami No, di che latte cos'è? e di No, sperma. hai detto sono pieni di Di latte latte e di di sperma, ti sei sperma. perso una E, ti sei Certo, poi mi perso sono una perso la E. E. Non dobbiamo dire sperma, hanno detto che diciamo troppe parolacce, però Allora, a parte che sinceramente. sperma non è una parolaccia, perché sta anche sul Esatto. vocabolario. Vabbè, E anche alle cazzo da elementari mi hanno fanculo, sempre anche merda da insegnato. cacaculo pipì. Mi hanno insegnato alle Se elementari sta che sul quello che sta sul vocabolario. vocabolario si può dire in pubblico. Prima di tutto. E poi chi è che c'è sia lamentato e facciamo troppe Qualche parolacce? qualcuno nei commenti. No, nel Ah, senso sì, mia madre! non No! lamentato, Era un bel esatto. Esatto, un complimento! bel complimento, però la mamma era un po' infastidita dal fatto che dicessimo troppe parolacce. Però Esatto. a regola, a me sembra insomma che manteniamo abbastanza alto il Beh, sì, livello. potevamo Potremmo andare andare molto molto peggio. Vi assicuro che io so suonare la marsigliese con No, l'ascella, sei eh. bestemmiare con la scella! Mi Porca dici puttana, eccola sempre quella cosa lì. Senti, io non mi ricordo più che devo fare. la prima. Ah sì, questo era quello che tu. Sì, era quello Ma che avevi comunque è abbastanza detto. banale, devi aprire il cosino e seguire la lineetta. Ah, è vero. Ma quindi si fa. No, non mi ricordo Ce più come si lo gioca. riusciamo a finirlo? Riusciamo a finirlo in 2-3 puntate al massimo? No. È impossibile ancora? Mi hanno detto che Alessio prima di ogni puntata si fa una striscia o due di coca. Confermate? No, non sono un drogato. Comunque non Anche più. se sembra. Non più. Non più! Che è più bella come Non risposta. più! Non lo fate a casa, bambini. Ho messo questa. Uno, allora, Aspetta perché. qui No, chiudiamo aspetta un tutto. attimo, aspetta Però un attimo. Voglio dire una fanno notare cosa. in chat che sia porco che signore sono entrambi sul vocabolario, seppure su Vabbè, pagine attenzione, diverse. però. Le locuzioni Eh sì, complesse. non è che puoi unire due cose e allora non Ok, diventa una qui siamo parolaccia. scaduti. Qui, no, noi siamo rispettosi di ogni cosa. Questa era la sala delle scuregge perché me lo ricordo che l'avevamo fatta. Ha detto che in 2-3 mila puntate forse ce la Forse, facciamo. esatto. Non siamo in TV, basta non bestemmiare. E abbiamo appena rasentato il limite. Io non mi ricordo, lo sai, com'eri morto. Tenete il Gioca! lanciafiamme. Ma allora, e siamo in un punto. Ah no, c'era l'alien da qualche Sei parte. morto, vero? No, dov'è l'alien? Ah, Dove l'hai tira fuori, visto? mi dava 1. A te è aumentato, a me mi dava 008111. Scusa, ma. Vai, devi andare a sinistra. Tu eri morto qua, io mi ricordo. Prendi la mappa, la mappa, la mappa, la mappa, la mappa. Bravo.
Ti ricordi? Sì, questo me lo ricordo, che aveva dei bellissimi riflessi, c'era l'acquetta dappertutto. Ah, no, ma era super indietro. No, non super indietro, ma siamo un po' più indietro. O hai caricato qualcosa di vecchio? Chi se lo ricorda ci può dire? No, se no, può... non ho caricato nulla di vecchio, impossibile. Ah, sai cosa mi ha detto Giannotta, figo? Se non fai, muori, eh? No, devi fare il crafting parziale. Mi fai il crafting parziale? Perché? Il crafting? Perché il crafting puoi non completare gli oggetti. Ah, e ti mantiene ma utilizzare? Perché così liberi spazio nell'inventario. Quindi questa usa tutti quei pezzi di metallo e prendi quegli altri. Allora, usa tutti i pezzi di metallo e prendi. Perché tu hai un microfono? Perché mi piace registrare con due microfoni. Vuoi il Dolby Surround di quando ti cacchi addosso? Ah, porca puttana! Quelli che mi hanno fermato per strada dicendo: ma tu sei il Paolo di Alia. Mi hanno detto: ci piacerebbe sentirti più di Alessio. Più di Alessio. E allora ho detto: allora uso il doppio. Cioè, in realtà microfono. Ci sono due canali, cioè, la gente esclude il mio. E ci sono le domande. È così che funziona. Bravo, vedi? Allora, costruisco una cassa acustica perché ho abbastanza materiali per costruirla. Poi usa tutto quello che abbiamo. Il problema è che non so a cosa serve il comp B. Ricordatevi le botole in alto e tieni il lanciafiamme in mano. Ah, facciamo gli auguri di buon anno anche? No? Nessun auguri di buon anno? Perché è il nuovo anno? No, no. Perché non me la sembra? Non... Ah, perché mi manca il... Però usa tutto, hai usato tutto? Hai raccolto i pezzi di metallo rimanenti? Hai visto che figata? Questo è un grande. Lagga da bestia, lagga bestia, si è bloccato, lagga bestia. Ma perché fa così? Questo dispositivo... Ah, forse impiega con un po'... Ma che cazzo significa? Perché non me lo costruisce? Boh. Bloccato, basta che si senta, si è bloccata l'immagine, è bloccato tutto. Siamo freeze. Vabbè. Io non capisco, Alessio. Si sente solo l'audio. Alessio, io non capisco. Sì, ma tanto non stiamo spedendo niente, non stiamo mandando niente. La diretta è il fulcro. Guarda, che cos'è questo? No, ma l'avevi già passato. Ma l'avevo questo. Passato questo pezzo. Ma te infatti. Sei sicuro di non aver capito? No, proviamo a vedere carica partita, allora. Carica. Come che cazzo fai adesso? Carica per... Rifacciamo sta cosa ancora? No, aspetta. Non è carica che avevamo... salvataggio missione, giusto? Carica non... salvataggio missione. No, missione per me è la missione. Ok. Salvataggio precedente. E salvataggio attuale. Eh no, ma era questo, il 23 dicembre, no, era questo. Allora ho fatto la cappellata, mo arriva l'alien e muoio, quindi facciamo che... No, devi andare nella porta. Ma mi ha già beccato, già adesso muoio. Se metto riprende partita, adesso arriva l'alien, come prima, te la ricordi sta cosa? Ma perché devi arrivare? Sempre sta stessa cazzata! Cioè, ti ricordi? E perché non l'hai pubblicato? Perché è inutile. Tra l'altro sono velocissimo adesso, cioè ho fatto una mossa e è morto istantaneo. Comunque non va, sono morto istantaneo. Meglio, almeno così le figure di merda nessuno se ne accorge. Iago, com'è? Ah, dice che va bene, Iago. Ma che cazzo dici, viene, sa? Dai, informazioni false. Qua tutti dicono si blocca. Tutti. Cioè, abbiamo un 100%. Uno ha detto è ripartito. Vedi? Dici solo delle cazzate. No, ragazzi, però non si capisce quale sia il problema, perché qui abbiamo la banda della vita, non è... Allora, non è che abbiamo la DSL. Allora, sono pieno di razzi. Festeggiamo Supermod DVD, è la sua prima live con noi. Uff, veramente, è come il battesimo del fuoco. Grandissimo, grandissimo. dopo oggi puoi considerarti un uomo. Esatto. Puoi andare a lottare con Leonida... Dove te pare. Esatto, dove te pare. Ecco, combo B, così ti faccio questa cosa che tu mi hai chiesto. Non si vede più, zero, non vedo niente. Vabbè, non c'è bisogno di continuare a fare questa cosa. Ti tengo aggiornato sul nulla. Sì, cazzo, sul nulla. Molotov, premi Wall per costruire la Molotov. Quindi, teoricamente, visto che non si vede niente, lo possiamo fare nudi? In verità io sotto sono già nudo. Tu forse non ci hai fatto caso, ma... Io sotto ero già... Ecco cos'era quell'ombra proiettata! Verso l'alto! Quella specie di morra cinese, ma come si chiama? Le ombre cinesi a morra cinese. Pensavo fosse un dragone! Cazzo, è beccato subito. Faccio sempre l'ombre cinese io col dragone, effettivamente. No, guarda... Sirio. La cazzata lo sai qual è? Che non fa risalvare... Cioè, guarda, io ho perso tutto il tempo per fare il crafting, ma... Dove... Adesso non ti fa salvare? No, perché deve succedere qua, deve sbloccare un qualcosa. Quella è una cazzata proprio. Allora, rifacciamo quella mossa di prima, vediamo di rimorire altre 60 volte. Dicono di rifare domani. Altri dicono di non andare via. Domani? Domani a quest'ora sto ancora dormendo, domani. Cioè...
L'ISIS ha appena rivendicato l'attacco al giornale multiplayer. Brutta però. Questa è brutta. Nord Corea, il Nord Corea. I nordcoreani hanno appena bloccato. Questa era brutta, eh. Mi piace quando tiri su in quel modo che sembra veramente il mio nonno. Comunque non va. Capito, Ale? Ma io sto sempre male, sto prendendo anche le vitamine. Quando bevo sto le vitamine, cioè, è evidente che ormai devi prendere le vitamine, Ale. Sto per morire. Devi prendere qualcosa di un po' più avanzato delle vitamine. Il problema è che comunque non mi usa il metallo, vedi? Cioè, ti ha detto una qual cazzata. Qual è la nostra politica? Vabbè, hai rotto il cazzo, Ale. Chiedono, Jacopo riavvia, meglio 30 secondi di off che 5 minuti di fail to video. No. Però a tutti non si vede nulla. Allora, quello che ti stavo dicendo è questa qua. T'ha detto una cazzata, Francesco, perché in realtà... Chi è Francesco intanto? Ma che cazzo, l'hai citato prima? Il collega nostro, Giannotta? Ha un nome, Giannotta. Non so, capisco che tu lo cammini solo il cognome. Che in pratica non posso occupare gli slot, perché il metallo comunque non me lo usa finché non faccio il crafting. Hai capito? Cioè comunque te lo lascia nell'inventario, bloccare gli spazi nell'inventario. L'unico modo che ho per usare il metallo è quando completo il crafting. Ah, solo solo per il metallo. Gli altri me li effettivamente me li alloca. Allora è un pacco, perché di metallo ce n'è un sacco in giro ed è quello che per l'unico che andrebbe liberato. Comunque Jacopo là dietro continua a dire che funziona tutto perfettamente. Però qui tutti dicono non va, smettetela, chiudete. Funziona o no? E dicono tutti che non funziona. Prova a guardare. Ora va, refresciate, ora va, è ripartito. Ragazzi, io non so che cosa dire, purtroppo... Non parlare, Ale. Non abbiamo preso Jacopo per le sue competenze esatto, tecniche. Esatto, cioè ragazzi, non è che l'abbiamo preso perché è capace a fare qualcosa, ragazzi. Comunque il nostro responsabile tecnico in primis dice di refresciare la pagina e vi beccate la solita pubblicità di Twitch che e poi ripartiamo. Ah, vi guardo. C'è Matteo che ci guarda. C'è Matteo che ci guarda e che è inquietante. Ora va, ora sì. Non vi siete fatto persi niente. Niente, perché l'abbiamo fatto l'altra volta. Adesso è morto questo dietro al vetro. Sono morto comunque, qui io? Non è stato divertente. Sì, tu sei morto perché adesso io devi entrare nella bravo porta. Se tu ti ricordi tutto. No, mi ricordo questa cosa qui, ma in realtà non l'ho vista. Adesso pratica, io prendo tutto. Prendo anche la torcia al plasma. Ok. Te la ricordi? No, però vabbè, bene. Poi fai il buchino piccolo. Bravo, che tu sei ancora convinto che lo disegni io il buco. Tu hai sempre quel problema lì. E mi sono sempre chiesto come mai non disegni come un pisello. Come mai disegni... Esatto. Adesso ti faccio un pisello. Come mai non disegni un dragone? Aspetta, ti faccio il pisello adesso. Aspetta, questo è la prima palla. Aspetta. Allora, questa è la prima palla. Ah, non posso la spendere, non posso fare l'altra, non posso fare purtroppo. Però ti è venuta bene, c'è il varicocele in sta palla. Hai visto che roba, eh? Hop. Te la ricordi questa cosa? Ah, l'avevi fatta te, dai, questo te lo ricordi che io adesso... No, l'avevo fatto sempre io, perché tu non eri stato in grado. No, io sono morto più avanti in un corridoietto de merda. No, tu sei morto dopo, perché io adesso chiamo qua l'androide. Te lo ricordi? Siamo in 271. Vabbè, cazzo. C'è stato un picco tremendo dei cali, perché non abbiamo fan affezionati eh? Che per tre ridicolo. Minuti di down. No, ma è ridicolo che continua a vederci così poca gente, no, nonostante questa grande qualità. Ma erano quasi 400 prima, eh. Già hanno detto, si male, vaffanculo. Non si vede la minchia. Ma chi è che. Quanti pensi siano così affezionati? Ti prego, fammelo vedere. Cioè, anche la Milan Juve, che cazzo, ne so, se non oddio. Si vede, non la guardi. Secondo accendi me la radio. Di campionato. Dovremmo trasmettere anche per radio in contemporanea. Non ci ho pensato, è vero. E facciamo fare alla Jalapas il doppiaggio. Esatto. Cioè la sovraimpressione di noi che parliamo. Scusa Alessio per il disturbo, posso fare una domanda per Paolo? Vai Andrix 1994, sentiti libero, io mi sentirò libero di non ripetergliela. Ti conviene aprire la porta in fondo? Sto andando, un secondo. Ah, qua me la ricordo io, è qua che adesso mi salta fuori l'alien. Te lo ricordi che l'altra volta abbiamo fatto questa cosa che io... Stavo lì per morire. Ma è per parlare male della concorrenza. Voglio sapere, i vari Spazio Games, Every Eye, quando fanno le robe di Twitch, c'è molta gente? Cioè, noi siamo in media con la linea italiana di questi che fanno ste stronzate? Siamo un po' sopra, un po' sotto? Hai guardato tu? Non puoi rispondere per... No, perché dice delle cose senza senso. Perché? Non te, qua. Dove? Però dopo mi rispondi. Allora, vediamo se quello l'ha fatto, Andrix ha fatto la domanda. No, non l'ha fatta. C'è chi rimarrebbe fedele anche con un'ora e mezza di black screen. Grande Frederick! Vedi? Cosa? Vedi, c'è l'alien là. E quindi cosa fai? Vai su per la scala. Paura a questo punto, no? Che succede? Stai salendo la scala. No, ho paura cane qui.
Non vai da nessuna parte? Che cos'è? Devi sbloccarlo quel portello pannello. Bloccato, mi dice, non riesco a capire qua che cazzo devi andare giù fare. e seguire il segnalino. No ragazzi, lo so, a parte gli youtubers che insomma sono un'altra scala rispetto a sta roba qua, perché ormai hanno intercettato tutto il pubblico, vabbè non ne parliamo. Però a parte quelli no, chiedevo più una roba, una competizione alla pari con le altre testate. Se anche loro hanno delle rubriche che fanno picchi di ben 400 esseri umani contemporanei su Twitch. Che devo fare qua? Portacci su! Se lo magna, no, è un robot. Mortacci. Vai, no, cosa fai? Ti sei fatto vedere? Bravo. Allora, adesso segui il segnalino. È impossibile. Perché adesso ti sei in una condizione in cui non puoi salvarti? Ma scusa, l'hai appena mandato via, sei libero per almeno 3 minuti. Premi l'interruttore del laboratorio. Devi aprire aprire il computer e attivare un comando. L'hai attivato? Già l'ho fatto, sì. Ed è per quello che è uscito fuori lui. Ed è per quello che è uscito fuori il cazzo di Alien. Premi l'interruttore della sala di contaminazione. Premi l'interruttore del laboratorio di analisi. Ma io come cazzo ci arrivo che c'è l'alien in giro? Every Eye supera quasi sempre le 400. Facciamo cagare proprio noi. Cioè, in realtà fate cagare voi. Perché noi non possiamo fare più di questo. Spazio Games arriva di solito a 6700 every hour. Ma io già proprio cagare, noi siamo in peggio. Vai. Questo deve essere. Allora, almeno voglio primeggiare nella tristezza italiana. Cioè, allora, fatemi 6700, via come se piovesse. Allora, qua come cazzo facciamo? Allora, Nuovo lag e schermo black. Tu che dici? Dove cazzo vado? Allora, io adesso sto con sto fatto che c'ho l'alien in giro, che pure la musica è cambiata, è una cosa che non ha senso. Segui adesso il pirullino. No, è così banale, non c'è niente di complesso, ce la puoi fare anche tu. Segui il pirullino. Là, a sinistra. Sì, ma il fatto che vai, c'è l'alien... Vai. Non c'è l'alien, non c'è. Perché non hai acceduto lì? Tu cazzo vai, sta... Non lo vedo. Sì, sta arrivando, sporca troia, no. sta arrivando a destra, guarda, come... destra. Non c'è. Sì, c'è, se senti il rumore. Sì, sta aprendo la porta. È entrato, ma io sto andando. Ma perché vai indietro? Perché voglio controllare l'alien. Chissà se arriva adesso. Non so dove devo andare, c'ho paura. Il problema è che dobbiamo salvare, attenti, dobbiamo rifare va tutto, bene, cazzo. Sta arrivando! No, chiudo! Sono morto poi! Ma non si è aperta la porta! Continuavo ad andare! Perché non t'abbassi? Perché non lo sapevo che era piccola, non si capiva, cazzo, no? Però dai, cioè. Vabbè, però. Devo rifarlo tutto, ragione, però. Ragione, cioè, ma che cazzo, ti do il pad, porca troia! Hai capito? Io sto guardando qua! Cioè, che ma è bello che mi ero anche allontanato. Porca troia santa, però. Guarda che coglioni, mo devi fare un'ora e mezza a sta rottura di cazzo proprio. La domanda: perché Pierpaolo si spaventa per ogni cosa, anche se a parte l'alien che compare di colpo non c'è nulla che faccia paura? Perché Pierpaolo ha dei problemi emotivi molto gravi con la reggere la tensione. È una di quelle persone che hanno il metabolismo che va super veloce, infatti mangia come un porco, ma è 2,5 grammi. E quindi lui è sempre in tensione, lui vive in tensione. Lo si vede nelle riunioni, sul lavoro, a casa, probabilmente mentre scopa. Sarà contenta tua moglie. Sono lì proprio un uomo di una tensione incredibile proprio. Sì, comunque sto pezzo è una rottura di cazzo infinito, cioè c'hai... Luca Parri in privato ci fa sapere che i numeri potrebbero non essere veri, quelli che ci hanno detto. 700, 400. Sono due stronzate, però sì, io non voglio commentare che quando si parla della concorrenza conosci la mia policy. La tua, il tuo politicamente corretto. Esatto. Che schifo, che uomo senza verbo. Dovresti considerare Alien Isolation come una bolla di cui puoi dire quello che ti pare. Guarda, e io voglio... puoi rinnegarlo tutte le volte, aspetta, che ti presenti via ufficiale. Esatto, io voglio bene dell'anima ad Aligi e compagnia bella per quanto riguarda Spazio Games, e a Fossetti e compagnia bella porta. Ma 400-700, cioè, sembravano strane anche a me, perché ho visto dei ben altri numeri, vedo delle listine di gente. Dei ben altri numeri, per cui o è Francesco e Aligi che stanno seguendo Alien e grandi Francesco e Aligi che ci seguite anche voi su Alien Isolation, oppure non so che dirvi, ma io non mi fiderei molto di questi numeri. Sei un po' ingordito,
Francesco? L'ho visto. Beh, il Natale fa male a tutti. Esatto. E poi sei questo cazzo di Tesla Mars, come ci passa talmente tanto tempo. Che a porta di shortini. A Francesco. Lo sai, per esempio, io non li chiamo shortini, ma li chiamo shottini. Boh, vanno bene entrambe. Sia short che shot. Lo so, te sei più abituato a short, perché è quello che ti dicono tutti quando ti spogli. Dicono, no, it's very short. Beh, me lo dico sempre alle ragazze. Ho proprio voglia di farmi uno shortino. Shortino. E tu sei già al pronto con le putande tirate giù. E faccio quello di cotterino. Che schifo. Senti, allora, io mi sono rotto il cazzo, però tanto, se rimuoio, basta. Ma la gente se ne sta andando, però. Per forza. È veramente palloso sto pezzo, eh? No, no, la gente si sta andando perché non lo vedono. Cioè, vogliamo veramente continuare o mettiamo su una puntata? Ma come non lo vedono? Non va. A me niente, né audio né video, a me neanche l'audio. Io manco l'audio. Ma Jacopo continua a dire, funziona tutto in un modo incredibile. Gente che scrive, beh, addio. Ma scusami, Jacopo. Non potete prendere 100.000 visual con questa qualità. Anche la chat è esplosa. Chiedono se abbiamo pagato la DSL e il nuovo hashtag è Jacopo Arrogo. Perché? Che è un hashtag importante, Jacopo Arrogo, eh? Io vedo i vostri messaggi, ragazzi, però io non posso fare nulla. Tu che dici? Che vogliamo fare? Per me possiamo sospendere. Sospendiamo proprio così, in un modo proprio infame? Sì, facciamo un po'. Fai un salvataggio e poi dopo la pubblichiamo e mandiamo l'appuntamento per quando? Settimana prossima? Faccio un salvataggio e lo pubblico comunque? Sì, lo pubblichiamo con l'annuncio. Quindi continua a ripetere questa cosa all'infinito finché non riesca a salvare praticamente. Esatto, no, superiamo questa, salviamo, chiudiamo e poi promettiamo che lo faremo martedì. Settimana prossima? Io ho una riunione lunedì. Forse martedì. È interessante questa parte. In cui io ho una riunione. No, in generale, tutta questo momento. sono quattro volte faccio vedere sto cazzo di microfono, Ma perché non te lo stacchi? Perché più rompicacchio. No, non lo stacca, non fare quella cosa. Dicevo, molto interessante questa parte. No, le parti tue personali sono interessanti. No, era per tentare di trovare, per fare una promessa in cui lo rifaremo. Cioè, chiunque vedrà questi 10 minuti di niente, almeno scopre quando è il prossimo appuntamento. E facciamolo settimana prossima, se questo è il cazzo di calendario. Vogliamo già dire martedì? Per ora rimane martedì, ok? Salvo problemi, martedì. Allora, io voglio capire, secondo te questo androide del cazzo che viene? Oh! Scusami, è pieno di gente che dice non va. Ho capito, grazie informazioni. Questo androide del cazzo che viene, ma secondo te è buono o cattivo? È buono, è bianco. Allora perché io lo chiamo? Perché farà qualcosa lui. Lo devi seguire. Quando tu chiami. Ma sono tutti sti rumori? Guarda un po' sul tavolo. Sul tavolo c'è una cosa che lampeggia. Sì. È un comp. Prendi. Poi devi andare su quel computer di là. Di là. Sul computer questo? Di là. No, non quello. Su questa roba verde qua che non serve niente. Roba di dov'è il computer di là? Di là vai. E qua quando usi il computer che arriva l'alien che a te aveva visto. E quindi io dove mi metto? Usi il computer e ti allontani dalla porta finestra qua. Senti che gergo proprio da uomo che sta pensando alla casa. Sei proprio proiettato nel futuro la porta. La porta finestra sono quelle che ci stanno a casa. Lo so, infatti è ridicolo proiettato nel futuro. Quando? Sei già morto! Devo andare? Sei morto! Ma com'è possibile? Ma vedi che se non sai giocare. Ma è incredibile, prendo in mano il padre e muoio. Cioè, ma tu ti rendi? Ma non ho fatto niente io. Ma se senti proprio il tombino che si apriva. Ho capito, ma non. A parte che stavo urlando, come al solito. Cioè, io sono senza parole. Cioè, ma ti rendi conto questo pezzo quante volte lo stiamo facendo, questo pezzo inutile? Non è successo niente, ragazzi. Tanto non vi state perdendo guarda, niente. Veramente. Arriviamo al salvataggio successivo a questa inutile scena. Se tu la smetti di passarmi il pad mentre declamo questo e quell'altro. Che palle. No, non va più niente, dai. Niente, puntata inutile, ci rimandiamo a martedì. Fai una cosa veloce, non craftare neanche, ovviamente. Vai dritto per dritto. Sì, a morì tanto, perché tanto se vado dritto per dritto. Ma scusami, ma tu mi avevi detto che l'Anian veniva dietro la porta finestra. Sì, teoricamente sì. E mi è arrivato dietro il culo. Beh, sta contento. È finita, non c'è audio, non c'è video, non c'è niente. Fattura di cazzo sto pezzo però, eh. È lungo? Cioè su 37 volte, sempre sta stessa parte, si muore sempre. Cioè, comunque è proprio rompicazzo sta parte, eh. Ho scoperto perché Guerre Stellari esce il mese dopo, eh.
Perché? Perché il 18 parla più forte, parla più forte. Si è scoperto perché Guerre Stellari esce in ritardo. Gennaio invece che il 18 dicembre. In Italia. In Italia, perché esce il nuovo film di Checco Zalone con 1500 copie. Detto. 1500. Perché esce il nuovo film di Checco Zalone. Te l'ho detto. Guardate, giocate. Quindi tutti i cinema saranno colonizzati da Checco Zalone il prossimo Natale. Ma io te l'ho detto, era per il cine panettone. Sì, ma 1500 copie è una cifra. Ma quindi è solo in Italia questa roba? Sì, è certo. Incredibile. Che stai facendo? Non so che cosa devo fare. Mi hai passato. Esce, sei morto. Eccolo, eccolo. E sono morto. È incredibile. Cioè, non sai giocare più, eh. Alessio, veramente. Io... Sei imbarazzante, eh. Sei imbarazzante. Ma scusa. Ti rendi conto? Tu mi dai il pad. Cioè, tu ti rendi conto. Allora, io sto parlando di che controllo. Aspetta, aspetta. Tu mi dai il pad. Jacopo, non stai registrando, no? Quindi adesso è proprio stiamo facendo una cosa totalmente inutile, perché tanto nessuno lo vedrà. Ma perché non sta registrando? Perché non registriamo mai questa roba. Facciamo il live su Twitch e Twitch registra. Ma se non funziona, Twitch non registra. Ah, quindi...